A Monza, Jody Scheckter aveva un'ottima posizione nella classifica ed era in condizione di chiudere il discorso mondiale in anticipo, mentre Villeneuve era sempre ansioso di battere il suo compagno di squadra. Questa volta Jones non fu competitivo come in precedenza. La gara si concluse con una doppietta Ferrari, mentre l'onore della Williams fu salvato dal terzo posto di Regazzoni, sempre fortissimo a Monza. Una vittoria Ferrari a Monza era naturalmente un evento straordinario per gli italiani. Scheckter si aggiudicava il mondiale, ma c'erano ancora due corse da disputare. La stagione 79 era stata difficile per la Brabham e Niki Lauda aveva perso le sue motivazioni.